Buongiorno. Buongiorno, come va? Come è passata la nottata? Dormendo? Pure io. Bravo. Abbiamo dormito un'ora in più. Un'ora in più. Forse. Rispetto a chi? A chi ha dormito un'ora in meno. Hai preso il caffè? Non mi piace questa storia di intervista. Si faceva pure un po' schifo, è strano, perché Gennaro è brava a fare il caffè. Però il cioccolatino era buono. Il cioccolatino era per negozio, era buono, il cioccolato era buono. Ti piace un cioccolato? Ebbene sì. A posto. Non si può fare una cosa seria, quindi. Non sei per nulla professionale quando ti devono intervistare. Colpa mia. No. Allora, cosa si prova ad avere a che fare con un grande artista come Francesco Carbone? Che cazzo è Francesco Carbone? A posto, sapevi che questa cosa è tua. Io sono Francesco Carbone. Come ti sei trovata a lavorare con me? Male, malissimo. Hai un scarso grado di professionalità. Uno scarso grado di professionalità. Tende a essere un elemento di fastidio, destabilizzante, sì. Molesto, sei noise. Come ti sei trovato a lavorare con te? Con me? Giusto. No, lavorare con Daniele Lunelli. Che cazzo è Daniele? Che cazzo Lunelli? È stato molto distruttivo. Distruttivo? Distruttivo, beh, distruttivo. Hai imparato tante cose. Cioè, come evitarmi? Come non c'è quello che non devo fare. Esatto. Esattamente quello che non devo fare. Dei buoni motivi per non chiedermi mai più di lavorare, di lavorare insieme. Stiamo preparando già un altro progetto, giusto? Sì, giusto. Ma quello è sempre perché siamo annoiati? Molto. Credo che sì, la noia ha scaturito questo. La noce. La noce, le noci annoiate. No. Il trenino. Veramente, cioè, ma non ci rimane pure le noci, mai. Vabbè, penso che possa bastare comunque anche per oggi. Sì. Abbiamo fatto la nostra dose di la nostra porca figura. Vabbè, ci vediamo il 2 novembre. Forse è un impegno, no? Ma io non vengo, tu non vai? No. Pensare che io volevo inventarmi una trasmissione radiofonica, ma